Fate attenzione a queste due cartine. Questo è l'impero carolingio. E questi sono i sei paesi: Repubblica Federale Tedesca, Belgio, Lussemburgo, Paesi Bassi, Francia e Italia, che nel 1957 fecero il primo tentativo di unificazione dell'Europa, dando vita al mercato comune. Vedete? I confini dell'impero carolingio corrispondono in modo quasi perfetto con quelli del mercato europeo comune. Anche per questo alcuni storici hanno parlato di Carlo Magno come del padre dell'unità europea. Carlo Magno crea una nuova edizione dell'impero romano, però la copia è molto diversa dall'originale. L'impero romano era un impero mediterraneo, con il Mare Nostrum al centro, arrivava fino al Sahara, alla Mesopotamia. L'impero di Carlo Magno è un impero europeo. Per lui il Mediterraneo è un confine, una frontiera, come per noi. E in questo senso Carlo Magno non sarà magari il padre dell'Europa, ma certamente è un padre dell'Europa. Nel gennaio del 14, del 2014, uno storico, suo collega, insomma, un grande come Le Goff, ha detto che in realtà il modello a cui si rifaceva, siccome si parla molto di Carlo Magno come padre dell'Europa, non è tanto l'idea di un nuovo impero europeo, ma quello di tornare a Roma. Questa era l'idea di Carlo Magno secondo Le Goff. Ma sì, ma infatti Le Goff mi ha sgridato una volta per aver parlato di Carlo Magno come un padre dell'Europa . E dal nostro punto di vista. Noi che sappiamo cosa è successo dopo, riconosciamo che l'Europa, l'Occidente, come lo concepiamo noi, è nato anche lì. No, lui no. Lui avrebbe voluto fare l'impero romano, naturalmente. Se avesse potuto riconquistare anche l'Egitto e sposare Irene e mettere insieme tutto, l'avrebbe fatto. Certo. Però di fatto in realtà lui di fatto è il lui padre... ha prodotto invece Anzi, il nostro come dice Occidente. Lei è uno dei padri dell'Europa.